Adesso andiamo a prendere Giovanni Stazione. Questo è il suono della mia auto quando non metto la cintura. Adesso vediamo se troviamo Giovanni. Penso di averlo già individuato. Ok, eccolo lì. Eccolo qui. Eccolo! Ciao, sono in diretta. Al telefono. Con la fotocamera. Vuole salutare anche Claudia? Ciao, ti saluta Michele. E la videocamera. Va bene, ciao. Oggi è giorno importante perché, Gio? Perché oggi diciamo che possiamo finire di ultimare la canzone più o meno. Sì, ma ti faccio vedere cosa ho comprato. Ah, hai comprato quella cosa. Ho comprato quella cosa. Quella cosa che ci mancava. In vetro. Mamma mia, eh? Bellissimo. Da qua non si vede tanto. Sai come va? Bene, dai, sono stato a Piacenza ieri. A Piacenza? Ah, perché sei andato. C'era un master sull'audio. Infatti ho tante cose da dirti. Sì? Sì. Tante idee buone. Sì. Cioè, devo dire, l'unico difetto di questo master è stato veramente. Cos'è che era Piacenza? Esatto, che era Piacenza. Questa è la cosa peggiore. La seconda cosa peggiore. Ho fatto 24 ore senza mangiare, purtroppo. Sei pazzo. Sì, stavo di merda, infatti, ieri sera. Perché in pratica. Senza soldi. La mattina. No, avevo i soldi. Okay. Stranamente, l'unica cosa che avevo. In pratica. C'era un'ora e mezza di pausa, in quest'ora e mezza bisognava andare a mangiare. Il mm-hmm. problema è questo. Vicino al conservatorio, perché era lì che c'era la masterclass, mm-hmm. non si riusciva a parcheggiare, perché come centro Verona non puoi parcheggiare, c'è mm-hmm. sempre pieno. Allora ho parcheggiato due o tre vie più in là. Chiaramente, mm-hmm. essendo in ritardo la mattina, cosa ho fatto? Mi sono guardato la via su Google Maps, me la sono mm-hmm. ricordata. Mm-hmm. E detto, poi dopo, quando finisce, andrò a spostarla. Anche perché il parcheggio l'ho fatto di 4 ore, dovevo poi rinnovarlo di nuovo. Mm-hmm. Problema è che mi è morto il telefono. Ah, Dio. Quindi, non sapevo la via di preciso. Mi è morto il telefono e non sapevo neanche in che direzione andare uscito. Quindi non so in che modo, sono abituato, ce la faccio sempre, non so in che modo. L'ho trovata, la macchina. Morale della favola, mi sono fatto una mappa su uh-huh. un foglio di carta. Perché sapevo che il telefono sarebbe morto di nuovo. Sì, sì. Perché è un telefono del in merda. Beep, no? E allora praticamente la gente mi vedeva di a Piacenza con questa mappa per andare via cosa. Cioè, altri non tempi. Si crede. Ok, andiamo. Possiamo montare tutto. Stavo pensando se fare la registrazione della voce in camera mia. Quindi sei riposato oggi tu? Sì. Male. Beh, per una volta. Andiamo al meglio di noi. Per una volta. La parte di me. Ok, questo è come ci siamo attrezzati per togliere un pochino di riverbero. Con l'asciugamano. Robe da. Da medioevo. Input 1, input 2, facciamo una prima prova di registrazione. Parla pure, prova un po' intanto. So mai ascoltare le tue parole dettate dall'amore. Ti chiedo scusa che una volta tu mi hai detto tu portami a casa. Giovanni. Ho pianto, ti ho compresa, ti ho ripresa, tre dita di una mano. Ho contato le tue lacrime, portandole lontano dalla gente, degli sguardi e giudizi indifferenti. Che... Ok, come ti sembra? Buona. Devo solo rifarla perché volevo farla perfetta, ma... Devo sentire un secondo una cosa. Mettiamo questo senza il riverbero. Come cantata, vabbè. Adesso mi ricordo il testo. Vivere ogni volta. Ma che iniziamo? Vivere ogni volta. Vivere con la voglia ogni giorno. Ok, vivere con la voglia. Ho pianto, ti ho ripreso. Ma in figa. Nel frattempo Gio mi fa sentire altri 18.000 pezzi che ha composto questa notte. Sì. No, in questo anno, solo che non sono più male. Quanti ce ne saranno di pezzi, Gio? No. Tipo 15. Sì. E sono tutti strafighi, quindi due fate conto. Sono, sì. Raccontiamo com'è andata la registrazione. Eh? Vuoi che raccontiamo com'è andata la registrazione sì. delle voci? Raccontiamo com'è andata la registrazione delle voci? Direi bene. E nel frattempo a Lucia hanno rinnovato il contratto. Notizia dell'ultima ora. Come infermiera. A presto. Mi mancano tutti quei tuoi particolari.
quando dicevi a me, sei sempre stanco perché tu non hai orari.